La paura c'è, suffragata dalle ultime operazioni delle forze dell'ordine che attestano il temuto passaggio dal crimine di basso e medio cabotaggio a quello organizzato. La mafia, tra le tante propaggini territoriali della sua azione, può trapiantarsi in pianta stabile anche a Pescara e forse l'ha già fatto. A fronte di tanta intraprendenza criminale, però, c'è anche il coraggio di chi prova a resistere denunciando e raccontando. Un racconto che ha trovato spazio nel convegno Legalità Antimafia, Anticorruzione, organizzato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, con la presenza dell'ex procuratore capo a Pescara e procuratore distrettuale antimafia, Nicola Trifoggi. Penso che ci sia tanto bisogno dell'antimafia e dell'anticorruzione militante, come la chiamo io. È importante perché prima di parlare di altri temi, di ambiente, di acqua pubblica, di lavoro, di imprese, bisogna fare anticorruzione, perché se poi la corruzione entra nella cosa pubblica, ci distrugge l'ambiente, distrugge l'acqua pubblica, distrugge il lavoro, distrugge tutto. Quindi è il tema e il valore essenziale. E io ritengo oggi abbiamo anche testimoni importanti di questo, persone che sono state vittime di alcuni reati mafiosi che sono qui con noi, e c'è una grandissima partecipazione di pubblico e questo ci riempie veramente di gioia e di orgoglio. Nel momento in cui questo convegno è stato organizzato si ignorava quello che sarebbe successo qualche giorno fa qui a Pescara, e questo rende ancora più attuale l'oggetto di questo convegno, perché parlare di legalità, di antimafia, di corruzione è sempre troppo poco. La legalità del resto va inculcata nelle persone proprio parlando dei fatti, di quello che non va. Quello che è accaduto a Pescara nei giorni scorsi rende questo convegno importante, perché non si parlerà soltanto di quello che accade in sede nazionale in via generale, ma anche delle prospettive per realtà territoriali pescaresi. Educazione, prevenzione nelle scuole, non bisogna mai stancarsi di parlarne. Noi fondiamo molto sulle nuove generazioni. Se pensate che in questo momento la mafia difficilmente uccide, ma corrompe sempre, se noi riuscissimo a inculcare nei giovani la mentalità dell'anticorruzione, avremmo risolto gran parte di questi problemi.